Il principe Andrew sta vivendo al massimo durante le sue visite alla regina al castello di Windsor, ha affermato un commentatore reale. Il principe Andrei cerca di fare ammenda, ha affermato l'arcivescovo di Canterbury, invitando la società a essere più clemente. I commenti di Mons. Justin Welby sono arrivati in un'intervista prima del Queen's Platinum Jubilee. Con l'avvicinarsi del fine settimana celebrativo, gli occhi saranno puntati sul secondo figlio del monarca, che si è dimesso dai suoi doveri reali 3 anni fa. Il duca di York è stato privato dei suoi titoli onorifici e dei suoi patrocini dalla regina a gennaio mentre stava affrontando accuse che nega con veemenza di aggressione sessuale da parte di Virginia Roberts Giuffre quando aveva 17 anni, dopo essere stata trafficata dal suo amico e il finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein. A febbraio, il duca ha raggiunto un accordo multimilionario per impedire al caso di procedere a un processo civile, incluso il risarcimento dei danni alla signora Giuffre e una donazione in beneficenza. Andrew ha affermato di non ricordare di aver incontrato la signora Giuffre, e i suoi avvocati affermano che l'accordo non è stato un'ammissione di colpa. È rimasto fuori dagli occhi del pubblico fino alla fine di marzo, quando ha svolto un ruolo inaspettatamente importante nel servizio del ringraziamento del principe Filippo. Andrew andò davanti a una congregazione di 1800 persone con la regina al braccio. È stato a lungo detto che è il figlio prediletto del monarca, e la coppia è nota per condividere una stretta relazione, ed è stato recentemente riferito che il duca fa visita quotidiana a sua madre nella sua casa nel castello di Windsor. Russell Myers, il redattore reale del Daily Mirror, ha ora affermato che il principe sta vivendo al massimo durante queste visite. Parlando all'episodio della scorsa settimana di Pod Save the Queen, ha detto, ha visitato la regina e le persone che gli sono vicine hanno detto che è stato lì ogni giorno. Alcuni membri dello staff hanno detto, in modo abbastanza scherzoso, che puoi impostare l'orologio quando si presenta appena prima di pranzo e poco prima che vada a cavallo, sfruttando appieno le incredibili strutture a disposizione della regina al castello di Windsor e nella tenuta di Windsor.